Dopo aver salutato Gianluca ed Eva, mi ritrovo davanti alla cruda realtà. Dobbiamo trovare da lavorare, che non c'ho una lira. Devo urgentemente trovare un lavoro. Mi restano pochi dollari, ma ormai ci sono abituato. Il vero problema è che ho poco tempo per completare i famosi 88 giorni di lavori specifici per poter rinnovare il visto. E anche oggi ci siamo lavati. Quindi il piano è semplice. Mi avvicino piano piano alla civiltà, visto che ci siamo lasciati in mezzo a nulla, e nel frattempo chiamo letteralmente chiunque alla disperata ricerca di lavoro. All right, see you tomorrow. Thank you so much. See you tomorrow, bye. See you, bye. Oh, Lobetal, arriviamo. Strawberry packing. Qua non ha capito un cazzo, non ha capito. Alla fine ne trovo uno sulle colline di Adelaide. Tu immagina di impacchettare fragole per 8 ore di fila. I colleghi sono solo donne asiatiche che non parlano una parola d'inglese e a farti compagnia c'è solo una stupida e gracchiante radiolina. Le colline di Adelaide sono bellissime, ma tutto è recintato e nessun posto dove accampare. Quindi stai tutto il tempo nascondendoti. Allora, devo farmi la doccia, però lì c'è un negozio. Lì c'è il parco. E lì dietro c'è la strada. E da là il furgone mi si vede. Quindi non è che posso stare tanto nudo. Inutile dirvi che è una palla assurda. Però non ho alternative e cerco di non mollare. Dopo 2 settimane mi arriva addirittura un attacco di panico. Una terribile esperienza che non avevo mai provato finora. Oggi veramente stavo crollando psicologicamente. Il destino però decide di giocarmi una buona carta. Hi Matteo, this is Michael calling from Wellesley Park Station. You applied for a job with us. If you could give me a call back on this number, that would be great. Thank you, bye. E quindi fanculo alle fragole. È il momento di lasciare Adelaide. Ho fatto un mega spesone. Sono le 9:20, c'ho da fare 4 ore e 25. 380 km. E il giorno dopo mi sparo 5 ore ed arrivo a Rawnsley Park. Il mio lavoro è principalmente fare le pulizie e qualche volta aiutare in cucina o in sala. Tutto qua, ragazzi miei, è 5 stelle in Australia. Che bel lavoro, eh? Conosco bella gente con cui passare i pomeriggi dopo lavoro. Pagrei o mai? Fucking gorgeous, mai. Ritorno finalmente a lavorare anche per me, continuando con i lavori al furgone e ai video. Ogni tanto nei giorni liberi torno alla civiltà e me ne vado un po' al mare, giusto per cambiare aria. Bastardo! Vado a spaventare. Qua non sta attentissimo perché così saltano da un momento all'altro. Porca troia questo! Ho passato 4 mesi in questo posto, ho completato i miei 88 giorni per richiedere un altro anno di visto. Ho finalmente ripagato i miei genitori per i soldi che mi avevano prestato, ho ripreso il drone dopo anni senza e ho preso la mia prima macchina fotografica. Minchia, tra fotocamera e questo ho speso il stipendio di 2 settimane. Signore e signori, dopo anni che non ce l'ho più. E ora decido di ritornare verso Melbourne, ma sto giro mi prendo il mio tempo. Esplorando un po' la costa. I'm brain dead. Like, what do you call it? I'm gonna be like by myself. How am I gonna? There is people there. You can ask them where they are going. No. Dai, Bianca, come on.
I don't wanna be angry, but you're making me too. Solo che prima di raggiungere la costa mi ritrovo alle 4 di notte a dover convincere una donna a scendere dal van, lasciandola a una stazione di servizio in mezzo al nulla. See you. Ok, nice to meet you. See you, bye. Bye, Matteo. Cosa è appena successo, ragazzi? Io non lo so. Cioè, questa è una cosa da film. Certe cose però non si possono raccontare su YouTube. Quindi se proprio vi interessa, fatemi sapere. Ragazzi, benvenuti sulla Great Ocean Road, eccola qua, amore! Decido di fare una sorpresa agli zii, convinti che fossi ancora a 2000 km di distanza. Maybe if you need a help I can help you, no? Yeah, why not? Wait a second, eh? I'm sorry, eh? But if you want, I can help you, Mark. At home? Nah, yeah. It's easy work. Come on, I will come here just now. What are you doing at the moment? Yeah, I'm coming here to help you. No worries. Serious? You're serious? How are you, buddy? Why you fucking help me going? I'm thinking, what the fuck is in South Australia? What's he gonna do? E ora ti chiederai, ma l'hai ritrovato Lost? Certo, l'ho ritrovato. Quest'anno è stato veramente duro, non serve che lo ripeto, già sapete la storia. Mi sono reso conto che sono sempre stato circondato da persone fantastiche e da opportunità incredibili, che però non sono riuscito ad apprezzare, accecato dalla depressione e dalla necessità di fare soldi, mettendo da parte la mia salute fisica e mentale. Ho battuto dei muri che credevo indistruttibili e ho conosciuto una parte molto più profonda di me. Non so spiegarvi come, dove o perché, ma laggiù, in mezzo all'outback australiano, mi sono sentito rinascere ed è come se avessi ritrovato me stesso, quella voglia di esplorare, di scoprire, di sporcarmi le mani e di raccontare le mie avventure. Insomma, il viaggio è ancora lungo, ma adesso sono di nuovo io, di nuovo Lost. E ora, beh, ve lo faccio dire da lei. Benvenuti. E quindi se anche tu hai un sogno, non smettere mai di seguirlo. Il mio si chiama Lost to be Free.